Eccoci qua con Mario più Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso video sono andato avanti nel lago di lava e ho completato il terzo capitolo. In realtà, ora stavo giocando ma non ho registrato nulla. Il problema è che ho perso lo scorso video per problemi tecnici, che sta a indicare che insomma quando gli gira male non mi salva i video. E niente, comunque sia, quello che ho fatto è stato niente se non battaglie. Battaglie come quelle che abbiamo visto nello scorso episodio, quindi niente di che alla fin fine. Andiamo avanti però. Quindi, essendo che ci sono state solo lotte e niente storia, niente lore, niente. Insomma, direi che va quasi bene, dai. Non ci lamentiamo. Dunque, questo qui è impossibile da fare adesso perché ci vuole la trivella. Quindi quel cannone si aprirà magari in un altro momento. E niente. Questa è la roba del dopo storia. Ah, qui c'è un livello nascosto che bisogna assolutamente fare per completismo. Ho aperto, sì, uno di questi scrigni che conteneva un modellino 3D e nient'altro. Quindi davvero di storia proprio niente. Battaglie superate facilmente con tutti i tempi perfetti, quindi... Oioi. Vedo che devo rompere roba. Sì, fattibile. Vado qui. Ok, vai. Sempre con i tempi molto stretti. Oddio, a volte sono di manica larga, a volte più facile. Dipende da come è fatto il livello. Dovrei potenziare le armi, cioè comprarne di nuove perché ce le ho. Occhio vispo. Ah, ok. Se ne avete subite troppe, rifatevi alla cara regola dell'occhio per occhio usando un occhio. Beh, certo. È ovvio, no? Ma a dire il vero, con le armi sono praticamente al massimo. Non ho altro da sbloccare. Cioè, ne ho altre da sbloccare ma non le ho sbloccate. Ecco, quello intendevo in realtà. E allora, il quarto capitolo, niente. Non c'era... solo lotte c'erano. Ecco, ora inizia a essere un po' più interessante. Siamo di fronte al più grande labirinto di tubi mai visto finora. Ma quanto può essere paranoico quel Bowser Jr.? Ci sono così tanti tubi che non vanno da nessuna parte e... quello sarebbe un mecha, ma non dovrebbe farsi vedere da uno bravo. Sarebbe il caso, sì. Oioi. C'è solo una strada che ci porterà fino a Spawny. Attenti a dove mettete i piedi, non c'è tempo da perdere. Amico mio, però, io... bisogna illuminare direttamente... Ah, è fatta? Ah. Ok. Beh, anche perché ce lo dice il gioco, quindi... si va un po' a caso. Wow. E la Peppa, quanto... Mio Dio, santissimo. Ma che roba è? Bowser Jr. è pazzo. Oh, santo cielo, ma ci stanno questi. Da raggiungere l'area? No, sconfiggi tutti. Salute extra, assolutamente. Capperi. Ma c'è anche il letto lì, ma cos'è? Sono solo 5? Cioè, solo. Vabbè, ci siamo capiti. Non sembrerebbe troppo difficile la lotta. Ho fatto con i carretti. E poi Luigi, ma qua può fare sguardo d'aquila. Con Peach Rabbid io andrei qui, proprio all'aperto, guarda. Mi metto all'aperto perché sì, è un'avventuriera lei. E schiaccio lui. E poi con Mario mi riparo qui dietro, che non è proprio la cosa più logica da fare. Perché tanto mo ci menano tutti, ci menano. E se Peach Rabbid invece facesse... Ah no, c'ho ancora... posso ancora attaccare con Mario. Eh sì! Eh sì, baby! Vai!
Vista dell'eroe e Peach fai un po' di scudo tesoro perché tanto non puoi fare altro. Nemici, vai, fateci secchi. Ah, e invece no. Se voli ti prendo altre due volte. Buono. E niente, lui sta fermo lì. Questo si muove? No, fa inchiostro. Inchiostro, mamma mia. Che seccatura inchiostro. Buono. Allora, mo è molto semplice la faccenda. Mario, cura tuo fratello. E vai qui. Cioè, non puoi fare nulla veramente. Devi stare buono. Non possiamo fare molto, bisogna solo attaccare con le scivolate e via. E uno è andato. L'altro, mi sa che col carretto ce la facciamo. Con Peach però. No, non ci arriva. Allora avviciniamoci. Scusami. Non basta comunque. Vabbè, è fatta allora. No, scappa. Ma sarai un pezzettino? Più facile delle altre, a dire vero. L'altra era sconfiggi 7 nemici, sconfiggine 8. Qua sconfiggine 5. Al prossimo sconfiggine 2 e via. A meno che ora Bowser Jr. non entra in azione col mecha. Eccolo va. Ecco, Mecha Junior. Il regalo di compleanno di Junior. Vabbè, dai. C'è solo lui? Meno male. Ecco, ora, capire cosa fare per non farsi schiacciare. E vincere. Ah no, ci sono anche i Minion. E anche lui c'ha le macchinette. Ah... Non posso colpirla. Lui riceve danno, ma poco. Potenzio le armi, dai. Così dovrebbe andare. Sì. E che cavolo? Ma è illegale avvicinarsi così tanto, ehi? Cosa vuoi fare? Ma troppo vicino, Non mi piace. E si avvicina ancora. E dov'ha? Quindi bisogna effettivamente scappare da Bowser Jr. Tremenda sta faccenda. Aia. Ma scusami. Allora, è tremendo perché... Non possiamo colpirlo se non tramite attacchi con le armi. Perché giustamente dici, sai, è un robot. E lui pure fa pure danno da... Ma dai, che seccatura.
Questo è un po' difficile farlo con Luigi, eh. No, beccati questo. Certo. Purtroppo bisogna fare attacco. Va quel paese, Bowser Junior. Che cacchio. No, vista dell'eroe, ti beccherai un po' di danni. E via nemici. Certo però che tra lui e gli scagnozzi pure. Ok, un bel 5 centello, eh. Wow. Ok, allora è fatta, mi sa. Aspetta, mi sa che è fatta sto giro, eh. Sì, vai. Prima Luigi, poi Rabbid Peach, così almeno è fatta. Così ora lui si avvicina a Luigi. Però io con Rabbid Peach lo attacco, mi becco il danno da rimbalzo, ma sinceramente me ne cala poco. Non importa. Il celebre Yoshi! E con lui c'è anche Spoony, niente meno! La fortuna finalmente ci arriva! Ma non abbiamo tempo per festeggiare! Bowser Jr. potrebbe tornare da un momento all'altro! Dobbiamo mettere in salvo Spoony, subito! E quindi dimmi, Yoshi, davvero hai un'isola tutta tua? Sì, ce l'ha. State indietro, non spaventatelo! Spoony, come ti senti? Sì, beh, anche noi siamo contenti di vederti. Oh, capisco. Immagino che l'ondata di devastazione che ha travolto i miei funghi sia stata opera tua. Grazie alla tua incapacità di gestire combina tutto. Ma, considerando altri disastri colossali, tutto sommato questo non ha fatto troppi danni, no? Vediamo un po'. Ci sono degli aspetti positivi, tanto per cominciare direi che... Ci sono! Il deserto gelato era grandioso. E ora sappiamo tutti che nel deserto ti devi portare un maglione. Ragazzi, che sorpresa! Ha finito! Poverino! Ah, buono perché mi ha contato anche Rabbid Peach. Sì, vabbè, l'avevo messa in conto. Oddio, forse potevo farla diversamente con Mario, ma volevo proprio farlo soffrire, dai, non... Sono cattivo. Cioè, avevo voglia di fare proprio l'attacco potente. Abbiamo Yoshi, Squatimondo, amico della buona sorte. Ah, i super effetti. Lo schianto a terra provoca danni ingenti. Mi piace lo schianto a terra. Oh, armi disponibili! E allora ora si possono potenziare. Meglio, possiamo comprarne di nuove. Allora, io direi magari di farlo nel prossimo episodio, perché ora mi ha salvato. Ad ogni modo, piccolo Spoony. Ok, mi risalva ancora. Niente, Spoony è con noi. Va bene, allora. Io direi che per questo video è tutto. Nel prossimo andremo avanti. Non so se finirò questo mondo, ma non credo. Mi ricorderò di comprare nuove armi. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.